Allora, dopo aver parlato di queste situazioni di disagio che ti hai descritto in maniera molto realistica e anche molto umana e chiara soprattutto, ecco, quali pensi che siano le eventuali soluzioni per risolvere queste situazioni, diciamo, complesse, molteplici che sono emerse in questo periodo? Quali, per esempio, questa sindrome da ansia oppure queste depressioni, eccetera, e che senz'altro il Covid ha esacerbato negli ultimi mesi. Sì, allora, secondo me è molto importante imparare ad ascoltarsi di più internamente, perché nella mia esperienza quello che ho notato è che meno ci ascoltiamo, meno siamo disponibili a comprendere quello che stiamo vivendo a livello interno e più poi ci sono ricadute sull'intero assetto fisico e psichico. Quindi, in un certo senso, anche il nostro corpo ad un certo punto arriva a darci proprio dei segnali di disagio, che ci impongono di smettere di ignorarlo. Quindi questo è, a mio avviso, il grande insegnamento, che tutti noi abbiamo potuto trarre da questo momento di solitudine, che ci ha condotti a avere più coscienza di noi stessi e dei nostri stati interni. Quindi il mio avviso, il mio invito per le persone è proprio quello di prestarci attenzione, di non rimandare, ma di ascoltare anche quelle parti di noi che ci stanno indicando che c'è un disagio in atto. E queste parti noi meno le ascoltiamo e più, come dire, prendono il sopravvento nella nostra vita, finché poi non esplodono, magari con dei disturbi anche di natura psicosomatica, come ad esempio una cosa che ultimamente è molto diffusa tra i miei pazienti sono episodi fortissimi di emicrania, che poi impediscono proprio all'individuo di funzionare. Quindi secondo me è fondamentale prendere coscienza dei nostri stati interni, ascoltarli e soprattutto essere disposti a darci peso, a darci cura e prendere noi anche la responsabilità di agire. Quindi non possiamo aspettarci che un cambiamento avvenga magicamente, ma dobbiamo sentirci responsabili del nostro benessere e quindi chiedere aiuto ad un professionista. Sono d'accordo al 300% e mi piace anche questa tua, diciamo, visione magari positiva, dicendo che se la persona riesce a riscoprire con la sua responsabilità, la sua presa, diciamo, cioè riesce a utilizzare le proprie riserve personali, si possono veramente creare e risolvere la situazione abbastanza presto. Quindi è una prospettiva, diciamo, positiva riguardo al futuro, ecco. E in questo senso, ecco, immagino anche che le persone adesso stiano un po' così anche avendo pa paura del futuro anche, perché è una situazione che non avevamo mai conosciuto in questa forma. Quindi, secondo te, come può il singolo, anche da solo, ritrovare fiducia per il futuro? Ecco, allora, secondo me quello che ci può aiutare a guardare il futuro con più positività, è proprio quello di cambiare assetto mentale. Allora, noi stiamo arrivando da un anno che è stato davvero molto faticoso, molto stressante e che ci ha davvero consumati, anche un po' nelle nostre risorse psichiche quotidiane. Quindi, a mio avviso, quello che ci può aiutare è fare in modo, cambiando anche le nostre abitudini, la nostra vita quotidiana, di sentirci più in controllo di quello che ci succede. Perché nel momento in cui noi sentiamo di essere efficaci, di avere in una certa misura un potere su noi stessi, di non essere sempre impotenti, allora possiamo affrontare il futuro con più fiducia, con più ottimismo, perché sappiamo che esso in una qualche misura dipende anche da noi, dalle nostre scelte quotidiane. Quindi, secondo me, una cosa che può aiutare le persone è proprio quella di sentirsi di avere il potere e di essere anche responsabili della propria vita. Questo ci aiuta a vivere il futuro con più desiderio, con più motivazione. Quindi,
per realizzare questo, da un lato è importante riuscire a lasciare da parte i pensieri che riguardano le cose su cui noi non possiamo esercitare alcun tipo di controllo, ma focalizzarci invece sulle cose che funzionano, sulle cose che noi possiamo fare e sulle piccole azioni quotidiane. Un mio suggerimento è soprattutto quello di darci degli obiettivi che siano concreti, realistici e soprattutto misurabili. Questo ci serve perché se noi ci diamo degli obiettivi che sono troppo, diciamo, astratti, sono troppo fumosi nel futuro, è come se non riuscissimo neanche a visualizzarci gli step necessari per raggiungerlo. E l'obiettivo, quando è troppo lontano e non vediamo dei risultati, poi diventa anche frustrante. Quindi, secondo me, invece è opportuno darci degli obiettivi realistici e soprattutto suddividerli in dei micro obiettivi, in dei piccoli passi. Non pretendere mai da noi stessi di poter cambiare dall'oggi al domani le nostre abitudini, di poter sconvolgere la nostra vita, ma agire sempre attraverso dei piccoli cambiamenti che poi possano diventare delle abitudini rafforzative. È una cosa molto importante, gli obiettivi devono essere misurabili, anche perché noi dobbiamo essere in grado di riconoscere quando raggiungiamo ciascuno di questi step e gratificarci. Perché se noi non ci gratifichiamo mai, non ci fermiamo mai ad apprezzare quello che abbiamo fatto, è come se non dessimo modo al nostro cervello di sentirsi competente. Noi abbiamo molto bisogno del cosiddetto meccanismo di reward, che è anche quello che ci dà un po' la carica per affrontare il futuro. Una metafora che io uso spesso con i miei pazienti è la metafora della montagna, di chi sta scalando una montagna altissima di 2000 metri. Ecco, quando noi ci troviamo all'inizio della scalata e la cima si trova lontanissima da noi, se noi la guardiamo da lontano, anche quando facciamo 200 metri, 300 metri, la cima è comunque lontanissima. E non abbiamo da una distanza così grande la percezione di quanto si sta avvicinando. Quindi quello che noi dobbiamo fare è non puntare mai alla cima, perché sennò la fatica diventa immensa, ma darsi degli obiettivi intermedi. E ogni volta che raggiungiamo questi obiettivi, guardarsi indietro, fermarsi e apprezzare quello che è stato fatto. Mi piace molto questa metafora, infatti la uso anch'io quando diciamo, sono di fronte a dei progetti molto complessi e un mio coach mi ha sempre detto: Marco, quando ti trovi di fronte all'Himalaya, ricordati che poi è in sintonia con quello che dicevi te, no? Il riprendersi il potere del proprio destino è non pensare alla montagna, ma pensa qual è il migliore passo che puoi fare nei prossimi millisecondi e poi fallo. Just do it. Cioè, allora, non pensare alla montagna, alle 3.000 ore che ti serviranno per questo progetto, ma pensa qual è il migliore passo che te puoi fare consapevolmente nei prossimi millisecondi e poi fallo. E non stare a pensare che sia, cioè, just do it. Bellissimo. Assolutamente, sì. Ok, mi piace anche poi questo concetto. Che secondo me è fondamentale. E come dicevi te hai parlato molto di abitudini e in fondo dobbiamo anche renderci conto che le abitudini hanno una base neurofarmacologica e te hai anche parlato appunto di questa gratificazione interiore. In fondo il discorso è molto semplice, cioè ci si pone un obiettivo, si raggiunge l'obiettivo, ci si autogratifica e questo è importante perché non bisogna aspettare la gratificazione dall'esterno, se ci arriva ancora meglio, ma perché si crei il circuito di riverbero, è importante che noi ci autogratifichiamo, ne viene fuori un'esperienza positiva che viene immagazzinata nella memoria e questo porta, diciamo, con il passare del tempo, a stabilizzare questo comportamento che poi si trasformerà in una nuova abitudine. Quindi, in fondo, basta essere consapevoli di questo circolo di riverbero all'inizio, obiettivo semplice, autogratificazione. L'autogratificazione poi può essere anche
un semplice dialogo interiore, un'esperienza positiva a cui, diciamo, che noi colleghiamo. Per esempio, oggi mi iscrivo a un corso online e poi alla fine della serata mi gratifico con un bellissimo bagno nella vasca da bagno con l'acqua calda perché mi fa bene. L'importante è che ci sia questo Esatto. momento perché è lì poi che si libera la dopamina. Bellissimo. Sì. E adesso magari, ecco, sono, sarei molto curioso delle tue abitudini sane e positive che utilizzi. Sì, allora, direi tra le cose più importanti che io cerco di fare è proprio l'attività fisica. L'attività fisica, lo sport, soprattutto quando c'è bel tempo all'aria aperta. Perché, come dire, il corpo e la mente sono legati in una maniera indissolubile e tante volte quando stiamo affrontando dei momenti particolarmente bui e soprattutto quando ci sentiamo di non avere il controllo sulla nostra vita mentale, secondo me partire dal corpo ci aiuta a sentirci anche un po' più in controllo della nostra vita, più radicati. Lavorare sul corpo non solo è molto importante per la nostra salute fisica, ma lo è anche per la nostra salute mentale, perché a parte ovviamente tutte le ricerche che sono state fatte nel campo che dimostrano come l'attività fisica si lega proprio profondamente anche alla regolazione dell'umore, nel momento in cui iniziamo a fare attività fisica partendo senza pretendere troppo, quindi sempre piccoli cambiamenti, è come se pian piano ci sentissimo sempre più autoefficaci. E il nostro corpo ci dà tutta una serie di gratifiche, lo vediamo in come il nostro aspetto cambia, lo vediamo anche dopo aver fatto attività fisica, qual è il nostro stato mentale. Quindi secondo me è una delle cose che dovremmo riuscire tutti a fare e che ci dà proprio la possibilità di sentirci più in controllo delle nostre vite. Anche perché poi ci sentiamo di prenderci cura di noi e di fare delle cose che ci fanno bene. E quindi anche questo ci aiuta molto a, diciamo, superare la fatica iniziale e gli ostacoli. Tra le altre mie abitudini vi è naturalmente anche l'alimentazione. L'alimentazione sana che va di pari passo con l'attività fisica e anche questo ci conferisce un senso di gratifica nel sapere che facciamo delle cose positive per noi e per la nostra salute. Tra le mie altre abitudini sane rientra sicuramente la pratica del rilassamento, l'uso delle tecniche di respirazione che molte volte utilizzo sia quando sto attraversando dei momenti difficili e di stress, ma anche come meccanismi proprio di gratifica a fine giornata. Le tecniche di rilassamento o comunque anche solo di respirazione possono durare anche solo 5-10 minuti a fine della giornata. Possiamo scegliere una playlist, una delle nostre canzoni preferite e ascoltare magari sempre la stessa, sempre alla fine della giornata. E questo ci aiuta a generare una sorta di meccanismo poi automatico nella nostra mente. Quindi anche questa è un'abitudine molto, molto preziosa per me. Un altro elemento un po' curioso è il fatto che io amo il giardinaggio. Amo le piante e in casa mia ci sono moltissime piante di cui mi prendo cura. E negli ultimi 3-4 anni ho proprio scoperto i benefici mentali straordinari che mi dà questa attività. Perché prenderci cura, di qualcosa di esterno, come possono essere le piante, è un potentissimo meccanismo di reward anche a livello psicologico. Quindi anche questa è un'attività molto mindful, se così si può definire. No, concordo. Io diciamo, sento questa tua gratificazione perché io sono molto appassionato del flow, quindi praticamente è un'attività, come si dice, il giardinaggio, come può essere la scrittura oppure suonare il pianoforte, è un'attività in cui si perde la coscienza del tempo e poi. Quindi è un'attività di flow e poi, come dicevi te, però il fatto poi di dedicarsi alle piante inserisce anche la secrezione di ossitocina perché ci dedichiamo a altre persone, ci prendiamo cura di altre persone.
e quindi diciamo sono effetti poi, ci sono dei circuiti riverberanti che si autosostengono e si fortificano a vicenda, quindi anch'io magari penserò al giardinaggio alla cura delle mie piante che sono adesso qui nel mio ufficio, benissimo. Ok, ci stiamo adesso piano piano avvicinando alla conclusione di questa bellissima conversazione. Sì, avrei io una domanda da farti, sì. Marco, un po' sulla scia di quello che ci siamo detti, cioè anche le cose che riguardano proprio il legame tra corpo e mente. Ecco, io vorrei chiederti, nella tua esperienza, che cos'è che aiuta le persone a passare da uno stato mentale in cui ci sentiamo impotenti, incapaci, a poter invece sentirci di essere più in controllo di noi stessi, più capaci, più autoefficaci, una cosa fondamentale poi per raggiungere i nostri obiettivi? Allora, è una domanda bellissima. Devo dire che dopo questa tua introduzione, dopo tutti questi commenti, non mi sento di aggiungere molto di più di quello che hai detto, con cui io concordo al 100%. Forse però faccio un commento in questo senso, e cioè, prima di tutto, bisogna ricordarci che siamo persone, che siamo stati dotati di un meccanismo di sopravvivenza che ci viene appunto dalla natura. E grazie a questo istinto di sopravvivenza, noi abbiamo, diciamo, come dei sensori che ci danno poi queste sensazioni quando c'è una situazione di pericolo. Quindi il fatto di sentire la paura, di sentire l'ansia, di avere queste emozioni, non è altro che una risposta del corpo che vuole a un certo punto mobilizzare tutte le energie psicofisiche per renderci nelle condizioni migliori per affrontare la sfida. Un milione di anni fa erano i dinosauri, poi ci sono venuti magari i leoni della savana e oggi è il COVID. Ecco, e noi come persone cerchiamo di sopravvivere utilizzando questi meccanismi. Questo lo dico perché sia il fatto di sentire questa paura, che avere l'ansia, di sentirsi sotto stress, è un fatto normale e non bisogna fare l'errore di cercare di sopprimere queste sensazioni come se fossero dei nemici interiori. Ci sono e la natura ce l'ha dato, ci ha dato queste emozioni e per un motivo particolare. Quindi la cosa più intelligente che bisogna fare è a un certo punto allearsi con queste situazioni, cioè non cercare di combattere l'ansia, cercare di combattere la perdita di sonno come se fosse un nemico, perché questo ci creerebbe ancora più energia, per cui ci auto attacchiamo. Quindi non dobbiamo fare questo errore, ma dobbiamo a un certo punto cercare di accettare all'inizio la situazione così com'è, e a un certo punto di creare come un patto con l'ansia, con questi pensieri, come per dire: ok, io ti ho sentito, questo è un pensiero, io ti conosco, grazie di avermelo detto, adesso però insieme ci muoviamo verso il futuro. Ecco. E il futuro, io adesso lo voglio praticamente condensare in questi quattro punti, ricollegandomi a quello che hai detto te. Cioè, cosa vuol dire? Stabilirsi diciamo, definirsi degli obiettivi chiari, concreti e misurabili. Quindi, prima di tutto, è importante, come primo punto, di concentrarsi anche in una situazione di crisi su quello che puoi fare in maniera attiva, cosciente, per esempio definendo 3 o 4 obiettivi principali tutti i giorni, non una volta al mese, non una volta alla settimana, ma proprio tutti i giorni. Io lo faccio la mattina dopo che mi sono alzato, dopo il primo caffè, mi metto al tavolino e dico: questi sono i 3 obiettivi che voglio raggiungere questa giornata. Poi, per esempio, mettiamo che il caso sia un obiettivo sia quello di scrivere 10 giorni del manoscritto del mio libro, perché voglio pubblicare questo libro. Quindi il secondo passo è quello di autogratificarsi, cioè anticipando la gratificazione che ne deriverà dall'aver svolto questa attività. Cioè, nel caso del libro, allora io scrivo le 10 pagine del mio manoscritto ogni giorno, e poi mentre sto scrivendo, io con la mente, diciamo, faccio un salto nel tempo e mi immagino, per esempio, la situazione in cui il mio libro sarà
un best seller, ci sarà la premiazione, un concorso e ci sarà l'applauso, eccetera. Quindi creo un collegamento interiore mentale tra l'attività che sto svolgendo e l'anticipazione di un momento di felicità. Questo è un punto magico perché è lì che viene segreta la dopamina. È la dopamina che ci rende dipendenti, ci rendiamo tossicodipendenti di quell'attività, no? È come che ci creiamo praticamente un impulso ad agire, che però è un impulso positivo che ci fa stare bene. Poi un altro fatto importante, cioè di essere in fondo essere molto pragmatici e anche molto determinati, cioè vuol dire se io ho questi tre obiettivi, io questi li devo svolgere sempre, perché sono obiettivi importanti, senza orientarmi a quello che potranno dire le persone. Per esempio, se io ho deciso di diventare autore e io sono avvocato o sono ingegnere, non devo stare ascoltare, per esempio, ai miei amici o ai miei parenti o ai miei colleghi che mi dicono: ma come te, Marco, sei avvocato, vuoi scrivere un libro, perché lo fai? Io scrivo il libro perché è questo che fa piacere a me, quindi esegui tutto quello che vuoi fare senza orientarti al giudizio degli altri. E poi alla fine, diciamo che l'ultimo punto è quello di cercare di attirare sempre più persone positive nella tua vita. E come dicevi te, di sviluppare sempre abitudini sempre più positive, in modo da magari di creare o ricreare uno stile di vita che è concentrato proprio in maniera quasi ossessiva sulla ricerca della felicità. Allora, io quando ero bambino, quando mi dicevano: Marco, cosa vuoi essere da grande? Io dicevo sempre: voglio essere felice. Quindi, diciamo, sembra un po' assurdo, ma veramente se uno si mette di impegno nel canalizzare tutto quello che uno fa 24 ore sul giorno ad essere felice, non ad essere avvocato, non ad essere esperto di computer, solamente ad essere felice. Ecco, si innescherà tutto un processo che porterà poi alla creazione di nuove abitudini e poi uno alla fine vivrà la vita che ha veramente sognato. E c'è questo bellissimo pensiero quando si dice: noi siamo il frutto dei nostri pensieri. Io direi: no, siamo il frutto delle nostre abitudini. E se non hai ancora queste abitudini positive, come per esempio il giardinaggio, come abbiamo oggi imparato da te, cercale queste nuove abitudini e poi soprattutto cerca di non solo di inventarle, ma anche poi di metterle in pratica giorno per giorno. Per arrivare poi, diciamo, magari a uno stile di vita che ti dà veramente ogni giorno la sensazione alla fine della giornata, quando ti ritroverai a letto, prima di addormentarmi, di dire: oggi ho vissuto al pieno la mia vita e se oggi fosse l'ultimo giorno della vita, avrei avuto la sensazione di averla vissuta a pieno, senza rimorsi. Va bene, allora stiamo arrivando adesso alla fine della nostra trasmissione e penso che ci siano stati veramente molti, molti, molti stimoli e anche molte considerazioni molto sagge da parte tua. E quindi posso anticipare che ci sarà un grande interesse da parte dei futuri ascoltatori del nostro video che verrà messo su YouTube. Quindi, nel caso che qualcuno fosse interessato al tuo lavoro, ti volesse contattare personalmente, ecco, come possono le Sì. persone contattarti sui social media o magari in altra maniera? Allora, io ho una pagina LinkedIn in cui sono indicati tutti i miei contatti. Quindi su LinkedIn mi possono facilmente trovare come Cristina Paschina, psicologa. Ho anche una pagina Facebook in cui tante persone poi mi contattano direttamente tramite Messenger. È indicato il mio indirizzo mail, il mio numero di telefono, però intanto ripeto anche il mio indirizzo email qua nel caso in cui qualcuno volesse contattarmi direttamente, che è cristinapaschina@gmail.com. Ottimo, perfetto. Immagino che dopo che io avrò messo su YouTube questi due video che abbiamo oggi separato, diciamo, con una prima parte dedicata più alla descrizione del problema, la seconda parte più dedicata alla soluzione del problema, immagino che avrai molti, molti nuovi contatti. Quindi ti auguro tantissima, tantissima soddisfazione in questo tuo lavoro che io apprezzo molto e che considero fondamentale. Ti ringrazio del tuo tempo che ci hai dato
Oggi è disponibile. Grazie a te, Marco. E in bocca al lupo per tutto. Crepi, a presto.